Qualcuno sembra accorgersi del suo talento e grazie a qualche spicciolo rimediato durante la giornata. Mauro Marzu, ti sei riconosciuto? Sì, una voce familiare, diciamo. Buonasera, prima dell'alba, il primo disco di Mauro Marzu, uscito da poco, da pochissimo, il 21 marzo 2017. Il 21 marzo, sì. Allora, che dire, intanto veramente da poco. Abbiamo ascoltato per i nostri ascoltatori l'introduzione recitata del tuo album prima dell'alba. Dove possiamo dire, Mauro, tu racconti un po' tutti i personaggi o in gran parte dei personaggi di cui parlerai nel corso dell'album stesso. Sì, c'è diciamo un'introduzione a quello che sarà poi il paesaggio urbano che poi, in cui si muoveranno questi personaggi e si accenna alla storia di Angelo e l'idea che andranno ad intrecciarsi. Tu scrivi: mi affascina molto come cambia uno scenario urbano dal giorno alla notte e dalla notte al giorno. Sì. Mi è capitato spesso di fare l'alba, come molti di noi immagino, no? Andrea, Camillo, Raffa. Sì. Nei tempi d'oro sì, adesso chi gliela fa? Però tu hai immaginato, Mauro, le storie delle persone che hai incrociato per strada, no? E quindi sì. In questo senso sono persone che hai immaginato oppure sono persone reali che realmente hai incontrato? Diciamo, guarda, è un po' metà e metà, nel senso che vedendo persone, lavoratori che lavorano e vivono la notte, insomma, uno magari cerca di immedesimarsi, immaginarsi il loro punto di vista, quindi sicuramente la loro storia, è interessato, sì, come passano la notte, ma per dirti, c'è una canzone su una casellante, cioè magari noi che ci spostiamo da una città all'altra, capita di arrivare alle 4 di mattina a un casello. Ma ce ne sono tante, magari, devo dire. Sì, di pensare che magari questi come fanno, come lavorano, come trascorrono la notte. Tu sei di Napoli, Mauro? Io sono di origine di Castellammare di Stabia, abito a Piano di Sorrento, provincia di Napoli. Benissimo. Giusto per spiegartelo, caro Marzu. Spieghiamolo, dai. Spieghiamolo, sì. Qui... dei tre conduttori, stasera siamo in quattro perché ci onora il nostro Andrea Guglielmino più Federico Rossi in regia, quindi siamo cinque. Dei tre conduttori storici, diciamo, due sono campani, per quello te lo chiedevamo. E io vengo da un weekend, cioè due giorni pre-pasquale a Sorrento, dove ho celebrato il mio anniversario di matrimonio. Aspetta, quindi. Mauro, vogliamo festeggiare mettendo una tarantella? No, è l'unico che non è campano, c'ha una nonna che però è napoletana, cioè io, quindi insomma. Quindi come vedi siamo tutti più o meno vicini a quello che vogliamo continuare a parlare. No, giusto per metterti in questa atmosfera familiare, Marzu, anche se sei lontano, voltiamo pagina, che sono un imbarazzo tremendo. No, allora, no, forza. Mauro, Mauro Marzu, ti definisci cantautore rap? No, cantautore rap, beh, un po' il progetto che abbiamo fatto, per dire che diciamo al rap classico cioè abbiamo cercato di inserirci delle influenze del cantautorato, va, più un gioco di parole che vuole esprimere quello che si fa facendo poi con la musica, insomma. Infatti i featuring del disco sono tra i cantati e quelli al microfono e gli scratch sono davvero tantissimi. Ora, che citarli tutti. Zorama, Deborah Perrotta, Katia De Martino, Anna Soares, Tony Staiano e poi dall'ambiente hip hop DJ Spider, il Tenente, DJ Caster, La Cattiveria. Insomma, sono tanti ragazzi questi nomi, eh? Sì, sono veramente tanti, anche di Geneno tra gli altri, GGM che ha curato anche le registrazioni, DJ Spider del mio gruppo, veramente sono tanti. Allora noi ci ascoltiamo, sì. Mauro, una delle tante storie che di cui tu parli, che è quella della Casellante, dove abbiamo Ada. Vabbè. Di cui tu hai appunto realizzato questo featuring con Anna Soares, è il beat fatto da DJ Spider con al piano Aniello Iaccarino, giusto? Yes. Perfetto. Sì. Ascoltiamoci Ada, rimani in linea e dopo parliamo del tuo disco. Ok. Ada, Mauro Marzu, prima dell'alba, il nuovo album del nostro amico Mauro Marzu. Che ce ne sta parlando, insomma sono tante storie, tanti personaggi che tu descrivi. Allora io, Mauro, però ti voglio dire una cosa, ho ascoltato un po' di canzoni del tuo album ed essendo un profondo, posso dirlo, conoscitore della musica rap italiana, soprattutto perché tra l'altro la facevo negli anni 90, posso ti dico questa cosa. Allora a me sembra il tuo album che recuperi delle sonorità anni 90, e soprattutto legate ad alcuni album in particolare,
sto andando nella giusta direzione, secondo te? Vabbè, sicuramente quel periodo influenza molto la mia produzione, poi è il mio periodo preferito. Ok, allora a me... anche il tuo, però diciamo che abbiamo cercato con le influenze delle tante collaborazioni che vengono tutte fuori dall'ambiente hip hop a miscelarci appunto. Assolutamente, assolutamente. Cose nuove, insomma. Però alcuni pezzi mi hanno dato l'idea delle sonorità, soprattutto sì, che ho riscontrato in alcuni album, come ad esempio Neffa e i 107 elementi. Non so se te lo ricordi, ma penso proprio di sì. Ecco, c'ho il vinile a casa, oltre che il CD, quindi... Quindi mi è piaciuto molto anche per questo, perché hai cercato delle sonorità che mi hanno riportato a degli anni che secondo me per il rap italiano sono stati fondamentali. Sì, magari ci sono delle produzioni che hanno fatto DJ Spider e Caino principalmente, anche con dei campioni. Anche lo stesso Caino usa ancora la CAI, quindi il campionatore, esatto, Akai, quindi è quello, sicuramente forse restituisce quel tipo di suono. E questa sì, è una cosa bella, esatto, insomma, Mauro, perché non si sente spesso ultimamente, quindi siamo contenti di averla ascoltata da te. Mauro, allora, l'ultimo album, allora intanto dici dove possiamo trovare questo album, se volessimo ascoltarlo, eccetera, eccetera. Sì, sicuramente, l'album è in libero ascolto sia su Spotify sia su YouTube, sul mio canale Mauro Marso, che poi come mi trovate su tutti i social. Poi si può acquistare sui digital store, quindi iTunes, Amazon, eccetera. Okay. Ed è ordinabile al sito bucodellarresto.it, okay, dove perfetto, ci sono vari tanti CD in vendita, tra cui anche il mio. Senti, prossimi impegni, concerti, qualcosa? Sì, guarda, mi riallaccio proprio all'introduzione recitata, perché il 29 a Sorrento, al Teatro Sant'Antonino, facciamo uno spettacolo con in scena, oltre che me, DJ Spider, ben 16 artisti tra cantanti e attori. Cioè, praticamente gli attori sceneranno i personaggi. Hai coinvolto quindi un intero paese, possiamo dirlo, tra i featuring e gli attori. No, secondo me Mauro ha una capacità di creare dei ponti, delle reti pazzesche, perché nell'album non so quanti featuring hai, in più metti in scena le musiche attraverso gli attori, Camillo, non so. Per un album come il tuo, che parla di tante persone che vivono la notte, chiaramente ti servono tante persone per poterle poi rappresentare. Capisci? Tu sei un po' il regista, sì, il Deus Ex Machina che guarda queste persone. La regia, guarda, ci sarà proprio una regista, che è la regia, che è Anna De Martino, che è della compagnia teatrale L'Aerone, che è proprio quella del teatro dove andiamo a scenare lo spettacolo, tra cui tra l'altro faccio parte anche io, perché io faccio anche l'attore teatrale. Quindi anche Camillo, Mauro, Sì, tra attori e registi, qui siamo tutti ben messi. Se ti bravo, serve un Marzo, personaggio, Mauro, Camillo è straordinario. Ti ringrazio. Marzo, quando vieni a Roma poi ci conosciamo e chiacchieriamo, magari allora vengono fuori delle belle cose, no? La promessa, Marzo, la promessa è quella che tu a Roma verrai e verrai a suonarci un pezzo, due, quanti ne vuoi, ti facciamo figuranti noi. Prima. Anche freestyle, se vuoi, qui i microfoni te li apriamo e tu fai quello che vuoi. Allora, adesso ci ascoltiamo la storia di Lauro e Francesco Attacchini di Manifesti Elettorali, con il beat di DJ Spider, e salutiamo Mauro Marso e lo ringraziamo, insomma, per la sua disponibilità. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao Marso, a presto. Ciao Mauro. A presto.